Cose da pazzi, oh, gli ordini anche da là dentro. E poi dice che io non devo raccontare le cose. Peoples, cose da pazzi. Mi ha telefonato oggi. Zani mi ha sto andando a prendere a Peppe, che gli portiamo quelle sigarette, poche coffee e volevano i bignè. Io sono un bar qua, un bar tabacchi, detto. Niente, volevano, ora ve lo spiego. Stamattina Zani mi ha telefonato col numero di un amico suo di là dentro. Signor, non so come si chiama, una giovane, la voce giovane, sembrava un amico, un no giovane, comunque. Gioia, dimmi, cioè sono il compagno di... Sì, fa, no, minchia, non ci riescono a portare un caffè, due caffè qua dentro, non lo so se potete prendere i caffè, poi aperti così, che ve li mettono qualcosa. Ma come sta Zani? Mi ha detto, Ricky, che cosa c'ha Zani? Zani niente c'ha. Sei ricoverato anche tu là dentro? Sì, perché? E, diciamo, non ha più quei momenti pazzeschi che erano diventati tutto il giorno, non erano solo momenti. Cioè, a parte le allucinazioni, non ha più, non ha allucinazioni, una cosa, ma rompe i coglioni, sai? Mi ha telefonato, poi mi ritrae questa persona molto tranquilla, però poi le sigarette, non puoi fare il giro, no? Le lasci in infermeria, lui mi ha detto, ma ha saputo lui parlare, spiegare la situazione. Perché non è, le notizie sono tutte poco chiare, io poi chiedo all'infermeria se posso fare, ma vieni da fuori, qua esterno, si vedono, noi siamo a contatto con le persone, si vedono tutte le macchine, ma non li posso lasciare i cani. Non posso lasciare la macchina, non ho il vaccino, là sono tutti infetti, magari anche se non sono tutti infetti, che cazzo, lei deve uscire di là. Sa muovere, sa stare equilibrata, deve essere equilibrata, cioè che anche se svariona per motivi del mondo, per motivi di altre cose, per motivi suoi, si riequilibra, non si può permettere, magari io a me a capitare mi giri di cucchiona. Ma chi mi messo a sentire male? Non lo faccio perché mi arrestano solamente. Come a certe persone uno si meriterebbe una gran fottuta di legnate. Lo fai, non lo fai perché ti arrestano e ma urta farmi arrestare per ora. Poi se un giorno potrei decidere, dice ammazzo, mi faccio arrestare. Non lo so, per ora sinceramente ma urta. Non è il, cioè faccio secondo due danni a me stesso. E poi perché uno magari se anche se non ha motivi di uccidere o di fare cose così estreme, magari uno si sente male, perché ti dà a sentire male? Perché ti devi sentire male? Cioè anche perché ti devi rovinare, non ne vale la pena, sempre, per le stesse cose. Magari lo fai un paio di volte e poi non lo fai più 10 volte, 100 volte. Può stare sempre a serramanico, se vedi che quello che hai ottenuto è quello più quello, cioè magari ti sei fatto ascoltare, però è tutto, la gente mi guarda e dice questo pazzo parla, a poco ormai ci sono i via voce, però mi ha portato anche problemi, e allora se ti porta poi più problemi che soluzioni, perché quella è l'azione che puoi fare urlando, se io metto qua. Per quanto urlo verità, o qualcuno lì, una donna, qualcuno gli fa qualcosa, la scippano, la violentano, la storchizzano. O una donna scassa la minchia a un uomo che quindi gli urla, gli fa, gli... Sì, ti sei fatto sentire il colpo del megafono, però, ti porta indietro anche tante attenzioni positive, ma anche tante attenzioni negative. Quindi va fatto fino a un certo punto, proprio per non sbroccare, perché sono azioni estreme. Per quanto possa, non è proprio violenza, ma è un'azione estrema, un'azione pubblica, capito? È una cosa, infatti chi è che agisce pubblicamente? Chi dovrebbe, è pagato e dovrebbe essere omologato.
allora, e niente, ora passa a prendere Peppe, mi ha chiamato i dolci bignè, questa poi è un'altra signora. No, perché di qua, di là. E noi hanno detto Zani, mi puoi portare i bignè, signor Malignaggi, signor Troia, signor Zani, al telefono, signor Malignaggi, signor Troia, signor, è tutta burlona. Non lo so che cosa gli stanno dando, pasticche, estasi, mezza estasi, mezza rolpnol, quindi MD e rolpnol, non lo so che cosa danno, poi c'è il litio, la usano, litiamo, vedi che litiamo. E gli ho detto, niente, mi sono girati i coglioni perché bignè, no, non mi sono incazzato, il bignè, poi puoi entrare, ma allora sei scemo, sei sempre la stessa cosa, ma non riesce ad entrare, ma credo, però l'ha detto simpaticamente, e gli ho detto, non posso entrare con i cani, devo disturbare, devo dire che vado in pronto soccorso. Muovete, sei partita, sei tornata, dopo ci sentiamo per telefono. Muovete, non c'è bisogno che ne veremo, ne esci dopo, che devono lavorare, che hanno da fare, con giusti resti ora qualche giorno in più, ma esci, porca puttana, c'è il sole, le cose, ti rimetti nei tuoi impegni, poi la cura te la puoi continuare, se ti funziona te la puoi continuare anche, e mi incazzo, no, e ancora mi deve fare di nascosto da dietro, alle sbarre, pare che siamo a cancello, c'è l'infermeria, si lasci in infermeria, pare che siamo a carcere, mi lasci in infermeria, cali, ti lascio le cose in infermeria, si chiede il permesso per evitare che ti fanno fare il rigore, che ti fanno fare, poi se non te le fanno ottenere lo stesso ci vediamo dal cancello, ma intanto se no declassi, cioè pare, non è psichiatria, pare tipo il carcere, che è ancora una cosa più detentiva, uno da dietro le sbarre, da lontano si lanciano le cose, si, non lo so se si può fare ancora. Devo prendere a petto. Allora gli ho detto, Zani, non mi fare prendere collere, stai equilibrata, tranquilla, perché io come sono? Perché dico, minchia, sì, ora ti porto il pasticcino, non te li posso portare, perché ne devono essere roba, ti porto il rollè alla signora, gli porto il rollè, le sigarette e i poche coffee, così con l'amico, con la signora e cose, vi fate un banchettino, una cosa. Fuori non posso venire, ma come non puoi venire? Ma non posso venire perché devo entrare dal pronto soccorso, devo entrare con i cani dalla cosa sotto. Ora un attimo provo, lascio Peppe, provo a entrare con i cani, ma qui c'è che è cane ospedale, anche fuori nell'androne esterno, chi c'è? Poi i cani la vedono, succede un manicomio, lei non c'è con la testa, muoviti, fra qualche giorno esci. Poi mi ha ritelefonato un'altra volta tramite questa signora, cioè mi ha detto, allora, alle 3, gli avevo detto, allora, i pasticcini? La signora, anzianamente era incomata, mi ha detto, e allora, i pasticcini? Pronto, gli ho detto, chi è? I pasticcini che mi dovevi portare, ci dovevi portare? Per favore, certo, ora glieli porto, mi passi Zani cortesemente, mi passi Zani. Oh Zani, me li sto portando. E allora, un'altra volta mi ha detto il coso, non ci hanno fatto prendere i caffè, ti porto il poco coffee, devi venire di qua, gli ho detto dal cancello, ora provo ad entrare, lascio la macchina a Peppe un attimo fuori e vediamo. Ma con i cani come faccio? Devo infilare. Cioè, sta scena, fra qualche giorno esce, allora quando sei in Bulgaria. Ho detto, va bene, allora portaci sto pasticcino. Sti bignè, i bignè, gli ho detto nuovamente, ho detto ma voi mi state torturando fino a casa, anzi in garage ero, da lì, dalla psichiatria. Pure che mi stanno facendo spasare tutto, già che poi con la mascherina, sto spasando tutto, quindi mi hanno chiamato. Se si deve fare un trasloco di SIM. Allora, mi hanno richiamato che volevano sapere... Sto uscendo...
che volevano sapere il PIN e il PAC del cellulare perché non sanno cambiare la scheda e le cose. Gli ho detto: te lo danno a te, me lo scendi, gli metto le cose e lo risalgo. Ma graffetto? Ce l'ha lei. Ah, ce l'ha lei. Vabbè, ma questo cellulare non ne ha scatola. E che ne so io? Io non l'ho trovato là dentro scatola. Dov'è la scatola? Quello là che era nello scatolone là. No, non ne aveva. C'ero pure io davanti. Non c'era. Ma perché lei non lo sa che... E niente, allora mi stanno molestando con... anche da dentro lo psichiatrico. mi stanno torturando. Ma pazzesco. Allora, gli devo prendere un Rollet e i Ferrero Rocher. Rido per non piangere. Portami 5 bignè. Ma intanto chi cazzo tu canusci? Ma vuoi canusci? Portami 5 bignè. Stile mafioso. Tranquillo. Io menzo. Tranquillo, era proprio così. Va bene, basta che non mi ammazza anche lei. Che macchina portando. È questa? E li porto il rolletto perché il bignè non li posso. Ma dove stiamo andando? Ho detto, portami 5 bignè. No, gli porto il rollè. Andrea. Come? Portami 5 bignè. A uma a uma. Mi sono ripreso, mi sono rimesso in... Stavo malissimo, appena mi sono stato a letto potevo stare 10 minuti e mi dovevo ributtare a letto. Perché che ti veniva? Stanchezza, non riuscivo a stare più in piedi, le gambe cedevoli, orecchie intuppate. Tant'è, me l'ero pure dimenticato che avevo le orecchie intuppate. Dopo 20 giorni mi si sono stoppate le orecchie. Respiro. E mi sono ricordato che avevo le orecchie intuppate. Respiro, perdita del gusto. No, respiro, tanti problemi no. E la minchia? La minchia sempre moscia col COVID. Sì? Sempre moscia col COVID. No? Scomparsa. Scomparsa o no? Perché anche ti dico senza forze. Senza... O smollacchiata. Forse così. Attacca pure il testosterone. Non o smollacchiata. Scomparsa, COVID. Effetto... Tartaruga scomparsa ninja. O effetto... Tartaruga sì, ninja. Tartaruga ninja. Oppure, quindi... a tipo brodo di triglia. Cos'è il brodo di triglia? No, nelle mutande proprio che ti... tipo brodo di triglia. Comunque, una... se ne ha fatta la comitiva. Niente, mi aveva una scatola attrezzi. Sta cosa come forno. Al pronto soccorso, se ne ha fatta la comitiva. Però mi fa piacere perché sono... Però i dannescere, non vedo che si mettono da rinza a fare... niente, figurati. Bottando che non ne avevano picchiato. Pikachu, Stress, che stress altissimo, manco riesco a dire manco le parole. Porca puttana, italian... Oggi vedevo questi della polizia municipale che mettono le cose a piedi. Mm. Ma come ci hanno visto i disabili? Cioè quelli in carrozzella, in mezzo al traffico, con le marmitte davanti alla faccia. Sì, sì. Poi in una città dove non si può uno manco muovere bene. C'è un negozio di telefonia là, non lo sapevo. Quello del caffè qual è questo? Ci sto un attimo, quando la vado a salutare. Un attimino, che dice me la fanno vedere. Guarda dove sono. Guarda dove sono. Ciao, piacere. Guarda. No, non lo sa. Un po' più grande di me sei. Più piccolo Daniele? Ah boh, è la stessa età. I tempi di Piazza Adda, salve, ciao. Mi dispiace per il rollo. Non l'hanno comprato il rollo, è così comprato il rollo.
preso il rollò. Ho preso il rollò. Sì, ho preso il rollò e il poke coffee, così ve li dividete. E il coso. E le sigarette. Ma non me lo puoi dare così. No. Perché fanno storie. Se vuoi li chiamo. Fanno storie se no. Minchia, manco sembra lei, c'ha una cosa qui. Che cavolo ha qua? Un neo, gli è uscita tutta una. Un neo che prima non aveva, ma cioè l'hanno intossicata. Cioè non è possibile. C'ha un neo qua enorme. Però non sta malissimo, dai. Gli è uscito qua un neo così. Cose da pazzi, picciotti miei. Mi acchiappa una bestia. Gli è uscito un neo, una cosa qua enorme. E poi sembra intossicata. Secondo me è intossicata, è stata intossicata. E poi ha un colore completamente diverso. La faccia tutta così. Pazzesco. E vabbè, poi si riprende. Allora, situazione di Zani, come l'ho vista? Allora, mi dovrebbe spiegare la dottoressa, cui io non dico nulla, perché sicuramente ha meno degli anni miei. Probabilmente, con tutto che è dottoressa, ha meno esperienza anche a livello scolastico degli stati alterati e stati modificati di coscienza, cioè delle persone che vengono, che siccome escono nello sfogo, escono in uno sfogo artistico mai avuto, mai visto, cioè delle persone che cominciano a suonare, a dipingere, a cantare, ad aprirsi locali di arte, cose di arte, a buttarsi nell'arte, più o meno proficua, più o meno diventano dei soggetti e degli oggetti artistici. E quindi riguarda il mio campo, quegli esami che io ho dato e che ho preso dei voti alti, che non ce ne sono più, quelli sono gli esami. Quindi è come parlare di psicologia forense o di psichiatria forense, è come parlare di psicologia e psichiatria musicale. Io vi sto parlando di arte, quindi musica, disegno e modi burleschi o di atteggiamenti, di sfoci artistici passati sotto il punto di vista di alterazione di psicofisiche. Allora mi deve rispondere la dottoressa, l'ASL e tutte cose, mi devono rispondere i carabinieri e tutto, la polizia, i carabinieri, nel bene e nel male, gli asini e gli angeli. Mi devono rispondere com'è possibile che Zani, io ho le foto e tutto, ha un neo qua, grosso così, gli è uscita una macchia così, e una che gli è uscita l'anno scorso qua al collo grossa così, di colpo, cioè una settimana fa non ce l'aveva e ora ce l'ha. Sicuramente dei dottori laureati, onesti e capaci, in un paese civile, mi direbbero quello che io penso. Vista, io l'ho visto dal punto di vista artistico del DAMS, arte, disciplina, musica e spettacolo, alterazione dello stato psicofisico e della coscienza. Quindi fisicamente questa persona è stata intossicata. Com'è possibile che gli è uscita qua una cosa tanta? Mi deve rispondere la dottoressa in 4 giorni. O la colpa è della dottoressa che l'ha intossicata, la dottoressa, o è stato qualcuno che gli ha messo l'anno scorso, quando ci furono la polizia a casa mia, sbagliando indirizzo e sbagliando lavoro, gli è riuscita una cosa qua, questo garro, ha sbagliato lavoro e indirizzo, gli è riuscita una cosa qua, tanta. Ora gli è uscita un neo, un porro, tanto, non lo so, una macchia, un porro enorme qua sotto la cosa, nel giro di 3 giorni, nel giro di... Sputa caso e sputa caso quando esce, quando viene ricoverata nel top del suo momento dell'esplosivo di alterazione e modifica, alterazione della coscienza e modifica,
psicosomatica, cioè perché tutte le cose le psicosomatizziamo. Quindi stavo c'ho deficiente che esce, guarda, in curva attraverso un idiota. Poi avanti ci sono le strisce. Allora, mi deve rispondere la dottoressa e dottore. Io non la risposta, non la cerco in questa dottoressa che sarà nelle mani dei loro capi. Poi la cercherò più là e la sto cercando su YouTube, su internet e su YouTube. Questa persona è stata intossicata, è stata indotta. A questa persona gli è stato spruzzato, somministrato, dato qualcosa per fare succedere un manicomio, come molte persone che sono state intorno a me e come anche a me stesso, solo che io me ne accorgo, come se ne può accorgere un medico che è passato attraverso queste cose, che conosce queste cose qui, i veleni. Una persona è stata già avvelenata, se ne rende conto se l'hanno avvelenata, se viene avvelenato un'altra volta, ma glielo dovete dire se uno non lo capisce. Vedi che ti hanno avvelenata, Zani? Ti sono usciti nei da tutte le parti in 3 giorni. Quindi, che cazzo c'entra la bipolarità? Ah, la bipolarità è quello che sa, che vede una dottoressa a cui non gli avete raccontato un cazzo. È uno delle cose che può succedere. È uno delle cose che può succedere. Quindi, per me è stata avvelenata. Per me gli hanno somministrato qualche cosa. Se no non si spiega questo neo grosso così in 3 giorni uscito qua, che non aveva. Vi faccio vedere poi la foto di prima e la foto di dopo. Una bruciatura, un neo, un porro, non lo so cosa gli uscì. Una cosa tipo questa qua che ho io qua, di colpo, che non aveva. C'ho le foto. Aveva un netto piccolo piccolo, un puntino. Questa è la prova. Quindi... gli hanno somministrato qualcosa. Garantito, peoples, garantito, gli hanno a Zani somministrato qualcosa. Mi dispiace per la dottoressa che racconta, oppure è stata la cura medica che è una bomba. Che le dà. Mi dispiace per la dottoressa di che cosa vanno a raccontare, cosa loro con i suoi occhi che puntano dove vogliono puntarli. Ma Zani è stata avvelenata, è stata somministrata, gli hanno messo qualcosa, gli hanno spruzzato qualcosa, gli hanno infilato dentro il suo corpo qualcosa che lei non sa. E non ho capito perché dottori e dottoresse stanno facendo finta di niente. Questo non solo perché l'ho vista che stava male, di un altro colore, ecco, ma soprattutto per questa cosa tanta che gli è uscita qua sotto il coso. Garantito! È garantita al 100%, e chi dice no è da fargli fare il carcere a vita. Quindi, dove mettete i vostri figli? In che mano di illustrissimi e di amministrazioni e di forze di polizia e di magistratura? Questi omertosi, in che mano di che dottori sono? Che possono raccontare la verità, o dottori che devono stare zitti e fare finta di niente? In che mani sono i vostri figli? Destra, sinistra e centro. Oddio, la cosa. Mentre state succando la merda e vi state zitti, zitti, e succhiate la merda e vi fate ammazzare voi, i vostri figli e i vostri cari, muti. Vi sentite tutti esperti. La verità, chissà, un neo c'ha tanto qua. Zani è stata drogata, è stata intossicata. Ora andiamo avanti e la dottoressa cura quello che vuole curare, quello che vuole vedere. E quello che può, sperando che riesci. Allora, finalmente sono tornato a casa. Ora, logicamente queste cose che io ho detto... vanno prese né con le pinze né con nient'altro, vanno prese per le lettere, quelle che ho studiato io a livello umanitario, a livello, e
scienze della comunicazione, scienze scienze umane, scienze, c'è anche delle scienze motorie perché ho fatto anche musicoterapia. Comunque, poco importa queste cose qua. Va preso come il discorso della squadra di calcio, cioè non è che come si dice, ogni persona non può, come si dice, non può tifare per una motivazione o per una squadra di calcio diversa. Pur ammettendo che c'è un'altra squadra che so che lavora e che fa il suo gioco e le sue cose. Questo per dire, quando una persona dice mamma, tu le cose pensi sempre le cose così, non è che penso, ci sono delle più circostanze e più situazioni concatenanti a eventi e a persone attorno che sono di un certo tipo. Quindi non è possibile escludere che nella vita esistono sia le malattie normali da dentro, ma che queste cose non siano indotte da qualche cosa. Nessuno lo può escludere. È una questione poi di tecnica. Quindi quando io dico una cosa nei confronti della polizia, dei carabinieri, nei confronti di una magistratura o di un medico o di una persona, va presa come una questione di calcio. Cioè, io tifo per una squadra, per una mentalità, e uno tifa per un'altra squadra, per un'altra mentalità. Quindi non può essere poi logicamente. Il campo è loro, quindi, ma non è che io non devo dire la mia, devo essere omertoso o non devo raccontare e fare vedere i vari, anche perché sarebbe anticostituzionale e antidiritto, perché su certe cose c'è il diritto, quando ci sono delle cose terroristiche o delle cose mafiose di una certa entità e di un certo sviluppo, uno ha il dovere di dire il sentore, l'allarme perché porta turbamento, perché qualunque individuo sia, anche per proteggersi, perché non è detto che uno che delle persone che hanno fatto dei reati debbano continuare o ne debbano fare altri peggiori o essere stupidi in altre cose o essere, quindi va rappresentata la realtà. Poi, altra cosa per chiudere questo video. È appunto quello che riguarda le manie. Dicevano le manie, tu hai le manie di persecuzione, è loro che hanno le manie di perquisizione. Cioè, mi sembra al pari come cose. Non sono manie, sono che ci sono delle modalità tecniche di utilizzo e di visione di una realtà che magari a certe persone non possono conoscere, non possono conoscere il retroscena, oppure li conoscono e li omettono, e ognuno omette nella vita quello che vuole omettere. Ci sono persone che nascondono poco e niente, eppure vengono puntati come persone scorrette e cose, e persone che invece nascondono dei fatti molto importanti e magari non vengono a galla queste situazioni. Comunque, speriamo bene, poi ci aggiorniamo con Zanni. L'ho risentito, il telefonino lì funziona. Era un po', forse gli hanno dato qualche ipnotico, qualche cosa del genere. Perché ho letto i danni ipnotici e cose del genere. Però c'era con la testa, era calma. Mi ha fatto solo impressione vederla là dietro. Così, e con questa cosa qui, quando poteva non avere queste punte così esagerate di alterazione, di modifica della coscienza e rimanere magari una persona come tanti, con i pregi, i difetti e le varie. Quindi trovare un equilibrio anche nella propria anima, nell'espansione del proprio essere, nei propri disturbi. Comunque, inutile ancora, sto qua a parlare. Questo è quello che dico dal profondo dell'anima.